Cucina! Yo! Wrong address, dog! No one order, no ciao! Un titolo lanciato sul mercato all'improvviso, ma è stato anche uno dei più chiacchierati negli ultimi anni. Ebbene, stiamo parlando di The Quiet Man. Titolo con sezioni giocate e sezioni in live action nello stile di quel capolavoro di Quantum Break, da cui prende l'idea per elevarlo al livello successivo. Anche se a prima acchitto può sembrare una trama contorta e con buchi pazzeschi di sceneggiatura, le persone più attente e piccoli dettagli ne capiranno il suo significato più complesso. Ogni scena messa in atto dal maestro è da essere compresa, perché si muove su più alti livelli concettuali. Ebbene, togliamoci questo dente. Sì, è un semplice picchiaduro a scorrimento nudo e crudo, sullo stile di Yakuza. Infatti la regia, insieme ai grandi Human Head Studios, già famosi per l'indimenticabile capolavoro videoludico Prey del 2006, troviamo il maestro Tatsuro Koike, famoso proprio per la saga di Yakuza. Infatti le coreografie sono curate come nel capolavoro Sega, ma con una trama stavolta in bilico tra il dramma sovrannaturale e gli action di arti marziali più blasonati, il quale fa da collante a questa opera maestosa. Il protagonista Dane è interpretato dall'attore hollywoodiano James X, il quale interpreterà un ragazzo apparentemente sordomuto fin dalle prime battute. Questa caratteristica mette in scena una delle più ricercate sperimentazioni videoludiche, il quale ci farà vivere l'esperienza di gioco dal punto di vista di un sordomuto, con suoni binaurali che ci faranno percepire solo lo spostamento dell'aria dei colpi, ma nessun add d'aiuto come abbiamo già visto nel recente Hellblade. Il sistema di combattimento, per quanto nelle prime battute potesse sembrare banale, avanzando nel gioco ne apprendiamo la sua profondità. Ricorderà molto quello di Yakuza, con un tasto per i colpi pesanti, uno per i colpi leggeri ed uno per la schivata. La qualità del sistema di combattimento lo si apprezza soprattutto durante le boss fight, nelle quali imparare i pattern dell'avversario sarà fondamentale, con un sistema di hitbox errato degno dei capolavori From Software, così da rendere ogni boss fight divertente e sempre rigiocabile. Il comparto grafico del titolo si attesta su un buon livello. Fin dalle prime battute non ci si accorge quando passiamo dal filmato in live action alla grafica di gioco. The Quiet Man è una speranza di poco magistrale, che sfrutta al massimo tutti i guizzi creativi del lavoro congiunto tra il maestro Koike e il team Human Head Studio. The Quiet Man è un'opera unica, una mosca bianca, non compresa appieno nell'industria dei videogiochi. Un titolo che ha una spinta comunicativa pazzesca, unita a una grande autorealità. Ma no, no! E questo non lo faccio, non lo faccio, non so niente di questo gioco, come faccio ma a parlare di un gioco? Ma tu lo fai che ci hanno pagato, ma poi hai sempre giocato a Candy Crush, mo che vuoi capire di videogiochi tu? Questo non è giusto, questo non è assolutamente giusto. Non te la do per una settimana. Anzi, proprio non lo faccio. Non te la do per due mesi. Lo faccio. Lasciatevelo dire, non avete capito un cazzo di questo gioco, come sempre, perché voi siete superficiali, vi manca la lore per capire il mondo dei videogame. È tutto un misunderstanding, il vostro solo prendere in mano un pad e cercare di fare ping 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 ping. Lasciatevelo dire dal vostro saccio una minchia. Certi giochi sono molto più deep. Dovreste avere una profonda conoscenza, un grandissimo know-how come il vostro saccio una minchia. Perché ora ve le spiego io un po' di cose, ve le spiego io. Il fatto che il protagonista abbia un nome, questa singolarità in un universo di personaggi tutti uguali, identici, fatti con lo stampino, lui invece ha un nome, non mi ricordo qual è, ma non è importante, l'importante è che il nome ci sia. E poi
questa metafora della maschera dell'uccello che passa come un herpes di persona in persona infettando il male, come l'herpes che ho preso bevendo dal bicchiere della mia cara compagna. Non si sa lei da chi l'ha preso. Ecco, questo forse è la vera symbology dell'unknowing della vita. Da chi ha preso l'herpes la mia compagna? Poi, ragazzi, i muri invisibili sono questa metafora di questa società che compartimenta tutto, cerca di creare tutti questi generi e sottogeneri di giochi che non servono a nulla. Il world of video games dovrebbe essere un'unica grande loro, un unico grande gioco. Tutti dovremmo giocare a un unico gioco, quello che piace a me, così ne posso parlare all'infinito.